Ok, eccomi qua. Allora, io ho chiuso con una maglia bassissima. Ho riaperto perché non mi piaceva come ho chiuso. Ecco, così. Adesso vado qui in questo spazietto, faccio una maglia bassissima. 3 catenelle, la prima maglia alta. Quindi, filo sull'uncinetto. Adesso vado a fare all'interno della catenella di separazione le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo, questa è la prima, che sono le 3 catenelle, sostituiscono la prima maglia. Quindi entro di nuovo nello stesso archetto e faccio una maglia alta chiusa a metà. Chiudo, esco da 1 ed esco da 2. Rientro e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà. 3 punti sull'uncinetto. E chiudo una catenella di separazione. Quindi adesso vado nell'archetto successivo e ripeto le 3 maglie alte chiuse insieme e chiudo una catenella di separazione. Rientro, entro nell'archetto successivo e faccio un altro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. E chiudo catenella di separazione, vado nell'ultimo archetto e vado a fare altre 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto delle 3 catenelle, questo, e vado a fare una maglia bassa. Tre catenelle, 1, 2, 3. Adesso vado nel gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme. Qui vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 2, 3. E vado a fare un'altra maglia bassa qui all'interno dell'archetto delle 3 catenelle. Ecco, faccio vedere. Ecco qua, quindi abbiamo fatto 4 gruppetti delle 3 maglie alte chiuse insieme. Poi abbiamo fatto 3 catenelle, una maglia bassa all'interno delle 3 catenelle di separazione del giro precedente. Quindi poi ancora 3 catenelle, una maglia alta all'interno, diciamo no all'interno, qui sopra le 3 maglie alte chiuse insieme. Ecco qua. 3 catenelle di separazione e un'altra maglia alta all'interno dell'archetto delle 3 catenelle di separazione. Facciamo ancora 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo a fare i gruppetti delle 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi entriamo nel primo foro e facciamo la prima, la seconda e la terza. Chiudo. Catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo catenella di separazione e vado avanti così. 2, 3 e chiudo catenella di separazione e vado a fare l'ultima delle 3 maglie alte chiuse insieme. 4, 3 catenelle di separazione. Vado a fare una maglia bassa qui all'interno del primo archetto. 3 catenelle, una maglia alta sul gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, scusate. 3 catenelle, andiamo nel foro successivo e facciamo una maglia bassa. Ripetiamo 3 catenelle e adesso andiamo a ripetere a fare le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi dobbiamo fare 4 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme qui dentro gli archetti. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro.
Ok, sono arrivata alla fine, faccio le mie ultime 3 catenelle, la maglia bassa e altre 3 catenelle e poi vado a chiudere qui nella prima, cioè nella terza catenella iniziale. Adesso con una maglia bassissima vado e qui in mezzo al gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme. Così. Quindi faccio 3 catenelle, 2, 3. Adesso rientro nello spazio qui dove c'è la catenella di separazione e faccio altre 2 maglie alte chiuse a metà. Quindi 1 e 2. Chiudo, faccio una catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. Così. Adesso faccio 3 catenelle di separazione. Adesso salto questi 2 archetti, li salto e vado nella maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente, qui, e faccio una maglia alta sulla maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi abbiamo fatto una piccola V, così. 3 catenelle di separazione. Adesso andiamo nel gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi entro nel primo spazio qua e vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme. 2, 3. Chiudo. Quindi adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui all'inizio. Ecco. Quindi ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. E chiudo 3 catenelle di separazione. Quindi salto questi 2 archetti, li salto e vado sulla maglia alta. Qui faccio una maglia alta, una catenella di separazione, rientro nello stesso foro qui nella stessa maglia e faccio un'altra maglia alta. Ripeto le 3 catenelle di separazione. E vado a ripetere le maglie alte chiuse insieme. Vado a fare i gruppetti delle 3 maglie alte chiuse insieme. Questo non mi viene. 2, 3. Catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo, faccio le altre 3 maglie, chiudo catenella e ancora 3 maglie alte chiuse a metà qui tutti insieme. Ecco qua. Allora faccio vedere, allontano un attimino così. Allora andate avanti così. Quindi vedete, prima le maglie chiuse insieme erano 4. Quindi adesso noi, lavorando all'interno dell'archetto di una catenella di separazione, sono diventate 3 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi poi, dopo le maglie alte chiuse insieme, facciamo 3 catenelle, saltiamo i 2 archetti e andiamo sulla maglia alta qui. Quindi facciamo sulla maglia alta, facciamo una maglia alta, una catenella di separazione e un'altra maglia alta.
3 catenelle di separazione e ripetiamo di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi dovete fare questo per tutto il giro. Ecco, vi faccio vedere anche. Allora, ricordo sempre che questo è un campioncino, quindi io il vestito già l'ho fatto e insomma non mi sembrava il caso di rifare di nuovo il vestito, però penso che con questa spiegazione stiamo andando avanti bene. Ok, allora poi un'altra cosa vi volevo dire per quanto riguarda per arrivare agli scalfi. Allora, per quanto riguarda la mia misura, io ho preso la misura della mia spalla fino al sottobraccio, quindi ho fatto una misura, scusate, una misura così. Allora, la mia misura per arrivare al mio sottobraccio, insomma, per arrivare sotto l'ascella, ecco. La mia misura è 19-20 centimetri. Io ho fatto questa misura. Quindi, voi, oltre che a prendere la misura delle spalle per iniziare il vestito, dovete prendere anche la misura quanto riguarda, vediamo, scusate, vediamo se ho il disegno, ecco. Una penna, se riesco. Allora, per quanto riguarda le spalle, giusto? Noi abbiamo preso questa. Adesso noi dobbiamo prendere questa misura per arrivare sotto l'ascella. Così. Vabbè, adesso io è per farvi capire un attimino. Quindi la mia misura è 19, però io ho fatto 20, ho preso un centimetro in più, quindi ho fatto 20 centimetri. Ok, quindi per fare questo dovete prendere la vostra misura, che poi dobbiamo andare scusate, dobbiamo andare a chiudere per quanto riguarda le braccia. Allora, per quanto riguarda le braccia, io ho lasciato, cioè ho lasciato aperto 6 di questi motivi per la mia taglia. Quindi, per chi fa una 44-46, poi deve lasciare aperte 6 di questi motivi. Vabbè, intanto noi andiamo avanti con il disegno del vestito e poi vi faccio vedere come chiudere così per lasciare lo spazio per le braccia. Va bene? Allora, continuate a fare questo giro e ci troviamo alla fine del giro. Va bene? A dopo. Arrivata alla fine, quindi faccio le 3 catenelle, salto i 2 archetti, vado qui e chiudo. Faccio un'altra maglia bassissima e vado nell'archetto della catenella di separazione, 3 catenelle, e vado a fare altre 2 maglie alte chiuse a metà, così, e poi chiudo una catenella di separazione e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi è 2 e 3. Ok, 3 catenelle di separazione. Adesso qui nell'archetto della catenella abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta sulla maglia alta, giusto? In pratica noi adesso stiamo facendo questo. Faccio vedere. Stiamo ripetendo questo. Ecco, lo stiamo ripetendo qua. Quindi questo lavoro, che poi alla fine questo lavoro è ripetitivo perché si ripetono sempre gli stessi giri, dobbiamo fare sempre gli stessi punti. Quindi adesso noi abbiamo fatto una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi adesso noi dobbiamo andare a fare le 5 maglie alte
all'interno della catenella qui. Quindi poi noi dobbiamo ripetere questo, le 5 maglie alte, poi scusate, nel giro successivo dobbiamo fare le 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qua, adesso lo dobbiamo ripetere qua. Allora, facciamo le 3 catenelle di separazione, entriamo nella catenella di separazione che abbiamo fatto nel giro precedente e facciamo le 5 maglie alte, 3, 4 e 5, 3 catenelle di separazione e andiamo a fare il gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, 2 e 3, chiudo, catenella. E vado a fare le altre 3 maglie alte e chiudo 3 catenelle di separazione e ripetiamo 5 maglie alte all'interno della catenella di separazione qui. Facciamo 1 2 3 4 5 3 catenelle. E ripetiamo di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme. Due, faccio vedere. Ecco, vedete, stiamo andando a chiudere. Non lo so come la volete chiamare, io le chiamo le pigna, però c'è chi la chiama ananas. Comunque, stiamo andando a chiudere. Adesso siamo arrivati a 2 maglie, il gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme, quindi qui ne abbiamo due. Nel prossimo giro poi andremo a fare un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme qui. Quindi, allora, adesso fate questo, fate due gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme all'interno delle catenelle di separazione, 3 maglie alte, 3 catenelle e 5 maglie alte all'interno della catenella di separazione fra una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Ok? Allora, andate avanti così. Faccio ancora qualche punto insieme a voi. Allora, 3 catenelle di separazione all'interno della una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Qui all'interno della catenella di separazione vado a fare 5 maglie alte. 3, 4 e 5. 3 catenelle di separazione. E andiamo a fare il gruppetto delle maglie alte chiuse insieme. 2, 3, una catenella di separazione e ancora 3 maglie alte chiuse insieme. Ok, andate avanti fino alla fine del giro. Ok, sono arrivata alla fine di quest'altro giro. Quindi fatte le 3 catenelle di separazione, vado a chiudere e con una maglia bassissima entro nell'archetto di una catenella di separazione. Adesso dobbiamo fare l'ultimo gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo 3 catenelle, rientriamo e facciamo la nostra maglia alta chiusa a metà. Ricordo sempre che si esce da 1 e da 2, rientro e faccio, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo 3 catenelle di separazione. Adesso, come detto prima, ripetiamo quello che abbiamo fatto nei giri precedenti, quando abbiamo iniziato a fare il nostro disegno. Quindi adesso abbiamo fatto le 5 maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere e fare una maglia alta separata da una catenella.
Quindi dobbiamo fare le 5 maglie alte separate da una catenella. E facciamo così. Allora, ho fatto le 3 catenelle di separazione. Vado nella prima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella di separazione. Vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione. Quindi faccio così su tutte e 5 le maglie alte, quindi una catenella di separazione e una maglia alta. Ecco qua, una maglia alta. Adesso 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. E adesso andiamo a fare l'ultima. Le ultime 3 maglie alte chiuse insieme qui all'interno della catenella di separazione. 1, 2 e 3 e chiudo. Adesso ripetiamo 3 catenelle. 3 catenelle di separazione. Andiamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella di separazione. Andiamo sulla seconda maglia e facciamo una maglia alta, una catenella di separazione. Su tutte 5 maglie alte. Ok, 3 catenelle di separazione e così via. Andiamo a fare l'ultimo gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme. Ecco qua. Quindi adesso andate avanti così per tutto il giro fino qui alla fine. Va bene? A dopo, ciao.